Siccome abbiamo solamente 15 minuti da poter Sì, è dedicare al vero, nostro ospite di sfruttiamolo. oggi, io direi di andare proprio dritti dentro Andiamo, andiamo. all'argomento. Sfruttiamolo, va bene. Let's Sfruttiamolo, go. ok. Allora, siamo qui per parlare di BTL. Finalmente parte la seconda competizione in termini di qualità dei giocatori o qualità delle squadre, se così si vuol dire. Sei Non andato volevo un dire po'. Serie B. Sì, non volevo dire Serie B. Sembra brutto la Serie B. Qualità Come dei il giocatori poi non è vecchio neanche vero. Proving Vabbè. Grounds. Parte la nuova fusione tra il vecchio Proving Grounds e il Tormenta. Parte la BTL, insomma, diciamocelo così, chiaro e tondo. Sono già stati fatti i gruppi, sono già state viste un po' le squadre. Non so se che cosa ci vuoi dire di questa competizione. Come si svolgerà? Allora, sono come abbiamo già detto durante il draw show a cui eravate presenti e che immagino ci siano i VOD sui vostri canali, oltre che sul mio, su quello di Clash Events, per chi volesse andare poi a recuperarselo. Esatto. Vabbè, pure Parzi, buonasera a tutti, Ciao buonasera. Parzi, ciao ragazzi. Sono 12 squadre, c'è stato un ampliamento del numero di partecipanti per riassorbire quelli che erano proprio i team che si sono trovati improvvisamente senza una competizione per via della prematura scomparsa di Proving Grounds. Divisi in due gironi da 6, due gironi da 6 con un single round robin per quanto riguarda la regular season e poi con una fase di playoff molto corposa perché avremo tutte best of 5 dai quarti di finale in poi, compreso il playout, perché qui c'erano anche due squadre che retrocedono ovviamente. Si gioca finalmente, si gioca per davvero. Non, si gioca, ma si gioca anche un po' sul serio perché le best of five sono qualcosa che si è sempre desiderato vedere e sempre più raramente le abbiamo viste per davvero. A me la cosa che piace molto delle best of 5 è che il team migliore vince e in più non contano solo i player, ma conta molto di più anche lo staff dietro. Certo, la preparazione conta tutto quanto, è sicuramente un modo di giocare diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Ci sono state tante critiche in passato sul fatto che i cinesi e i coreani giocavano già le best of durante le Sì. regular, mentre noi occidentali no. Qui abbiamo deciso di andare, come dicevo, con una regular molto snella, molto veloce, e di dare tanto spazio alle best of nei playoff. Una scelta che ovviamente, come tutte le scelte, può sembrare giusta oppure no, può piacere oppure no, che abbiamo preso per andare a far giocare a questi giocatori qui tante partite rilevanti, okay? Tante partite importanti, il cui risultato è un dentro fuori, quindi con impegno, quindi con pressione, perché alla fine, come ben sapete, è la pressione che fa il giocatore, no? L'abilità di giocare sotto pressione, di aver giocato tante partite complesse che aiuta a migliorare più di qualsiasi altra cosa. Senti, come vuole presentarsi questa BTL? Come tipo di competizione? Vuole essere la seconda competizione ufficiale italiana o vuole essere una lega a sé che abbia un linguaggio suo e che possa dire la sua in maniera diversa da come viene detto in altri ambienti? Allora, la domanda è ottima, grazie mille, tra l'altro non era Grazie. meno preparata, ma Meno male che bravo, abbiamo ha un giornalista funzionato. qua. Meno male che Effettivamente. abbiamo uno che sa quello che sta dicendo. Grazie. Bravo, un ottimo spunto questo, io penso che sia una via di mezzo, perché è incontestabile e incontrovertibile il fatto che questa è una seconda divisione, perché dà Certo. accesso alla prima divisione, quindi per forza di cose va considerata come tale. È però una seconda divisione con un regolamento molto differente da quello delle IRL. Ricordiamo che le squadre all'interno della competizione hanno a disposizione un solo import e non contano ovviamente gli LTR, perché non essendo una Certo. IRL il concetto di LTR non esiste. Quindi abbiamo una competizione con quattro Grazie per giocatori averci italiani, seguito. tra virgolette, perché ovviamente possono esserci anche altri giocatori che però risiedono in Italia o italiani residenti all'estero che partecipano, e questo significa che c'è tanto sviluppo da fare, secondo me. Questa io la vedo molto come sì, ok, l'anello di congiunzione fra la scena amatoriale e l'IT, ma anche come il posto giusto per andare a fare formazione su quelli che sono i talenti che poi dovranno in futuro
andare a rappresentare la nostra nazione in Lit e chissà magari poi anche in EU Master, ovviamente. È un'ottima via di mezzo, un ottimo trampolino. Abbiamo visto player che comunque sono passati da questa serie P, diciamo, come Ryujin. Ora sì, sta in Lit, quindi sì. Serve. Io bella, sono tutti, bella, sì, sono certo, tutti lì. Certo. Riccarlino, adesso è andato a fare il sub, su, ma ce ne sono stati tanti giocatori che sono passati da Tormenta. E questa ristrutturazione di Tormenta e di BTL in particolare come seconda divisione si propone proprio questo, cioè vogliamo andare a creare questo cuscinetto che a mio avviso è quello che negli anni passati, non l'anno scorso ma nei 5 anni prima fondamentalmente è mancato, perché la lamentela del fatto che non ci sono giocatori italiani che giocano in prima divisione è corretta. Ma è anche vero che se non ci sono divisioni che rendono i giocatori italiani pronti per giocare una prima divisione, sì, è molto difficile poi andare a prendere un giocatore dalla solo Q e fargli fare il passaggio direttamente. Certo. Hai bisogno di un campo per migliorare, diciamo, i giocatori giovani. È come se un una campo. Persona... Un ground? Un, sì, un campo ground, di prova? Un campo di prova, sì. per migliorare. È come se un giocatore di calcio viene preso dai mezzi alla strada e dici, ma mo' gioca allo stadio, è impossibile. Sei forte. Esatto, è difficile. È molto mi piace difficile. Come palleggi qui per strada. Ti va di mettere questa passione sotto contratto? Così. Aspetta che è venuto l'altro... Altro report, sì, aspetta, che fa ritardo report. Nel suo canale. Vabbè. Prima volta mannaggia che la miseria. No, non è la prima volta. Ah no? No. Vabbè. No, no, assolutamente. Fatemi c'era una domanda fuori. Prima che mi sono perso ed aveva a che fare con di TGL Taken, ma in LAN vanno solamente le finaliste? In LAN non si sa ancora chi va o se ci sarà una LAN per quanto riguarda la fase di BTL. Che cosa stai facendo? Mi sto divertendo. Mi avete mai... Ah. Scusate. Ti distrai... Scusate. Prego, prego. Ciao Seguar, buonasera. Scusate. Comunque, ciao, buonasera. Ciao, vai, andate, che io parlo sempre troppo. La fase LAN non è ancora definita. Ci saranno delle possibili spoiler, novità ongoing, ma intanto prepariamoci alla partenza. Storicamente la fase in LAN è rappresentata dai T1 dell'Open. Vediamo poi cosa succederà quest'anno. Saluto anche il grande Irrepressibile Galaxy che ci pone la domanda esistenziale a cui molti hanno trovato delle risposte. Hanno trovato le risposte. Chi è Sequar? We are Sequar. Va bene, e benvenuto Diogemo. Fratello, ciao Diogemo. Ciao, buonasera. No, andate avanti, andavate benissimo, non vi preoccupate. Ah, ok, no, va bene. La mia domanda era, perché la volta scorsa ci hanno raccontato rappresentanti di squadre di Elite come sì, quest'anno il mantenimento dello slot in prima divisione sia decisamente più facile. Sì. E in effetti questo messaggio non è passato, c'è solamente una squadra che sale in prima divisione, non due. Esatto. come prima. Esatto, sì, ci sarà solamente una squadra di Elite che rischia il posto, però si giocherà comunque un promotion a 4 squadre, quindi saranno tante le squadre che vengono da BTL che si giocano con lo slot con la squadra di Elite. Quindi 3 squadre di BTL contro una squadra di Elite al promotion. Così dovrebbe essere, poi andiamo a vedere... Quando si avvicinerà il momento, se sarà tutto quanto confermato. Certo, certo. E chi sarà secondo te il team ultimo di Elite? Come hai detto prima off streaming, i Desire vincono per forza il Elite. Qual è niente, l'ultimo? Non ho detto niente prima off streaming, non mettetemi parole gufate, sbagliate su quello che è accaduto. Comunque penso che sia... Se vogliamo davvero parlare di questo argomento, penso che la qualità dei Desire sia lì da vedere, per cui non so se vinceranno, ma sono sicuramente una delle squadre che sono destinate sono a fare fortissimi all'interno della competizione. Ma questo lo sapevamo già, nel senso non c'era bisogno di vedere la prima giornata per sapere che sarebbero stati una squadra che andrà lontano nella competizione. Poi vincere non è facile mai, in nessun gioco, in nessuno sport, vincere è un'altra cosa, vedremo se saranno... bravi e fortunati, perché ci vuole anche un po' di quello, abbastanza per andare fino in fondo, ma sicuramente sono una delle migliori squadre. Se vogliamo parlare di Desire, possiamo dire lo stesso anche di Magico, attenzione, non è che
sono arrivati per ultimi, anzi. Buona squadra anche loro, ottima squadra. Vedo tante squadre che sono messe come, diciamo, fanalini di coda, perché hanno magari si sono magari prese qualche rischio, hanno provato qualcosa, ma vediamo come andrà, perché con tante squadre comunque c'è una spaccatura di livello, questo sì, ma con tante squadre allo stesso livello bisogna poi essere bravi e preparati per andare a prendersi le posizioni che si desiderano. Certo, la domanda era sull'Heat, ovviamente Revil voleva, non voleva dire l'Heat, voleva sapere quali sono secondo te le tre squadre di BTL che a fine split. Volevo solo fare la gag per sfottere a Galaxy, gli devo dare fastidio. Volevo esattamente quello. Non lo so dire, oggettivamente, a parte il fatto che se mi devo esporre vedo Desire Magico come favoriti, ma penso che anche un cieco vede Desire Magico come favoriti. Già, sì. Vuole un granché, dai. Per quanto riguarda invece le ultime posizioni, io veramente non so, non mi posso esprimere, lì c'è da vedere un po' più di League of Legends giocato, una giornata sola dice davvero poco. Per quanto riguarda invece le favorite di BTL, ne abbiamo già parlato in fase la prossima di domanda, va benissimo. Di estrazione dei gruppi, abbiamo già visto le tier list fatte dagli esperti della categoria, ovviamente. E sembrano essere quelle tre squadre di cui parlavamo, insomma, che sono finite separate fortunatamente nei gruppi, fortunatamente per loro. Alla fine, proprio alla fine, fine. Alla fine. Alla fine, 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 sono finite separate, per cui andiamo a vedere poi chi saranno. Potrebbero essere quelle squadre lì che, se ricordo bene, dovrebbero essere SE, SPS e Novo. Sì. Sì, anche i GAL però sono molto forti. Ne ho viste tante, guarda, ho visto tante squadre che secondo me se la giocano, poi vediamo, anche lì parla il campo, parleranno molto i playoff, anche perché se sei superiore me lo dimostri in quelle best of 5, andiamo a vedere un pochino che cosa ne viene fuori. Ma non gli Axolotl, no, Blood. No, anche perché gli Axolotl non possono salire, quindi... Gli anche Axolotl non possono salire, Blood, quindi è inutile che... Anche volendo. Ecco, questa è la cosa positiva in realtà della BTL. In un certo senso abbiamo visto il ritorno delle Academy. Sì. Un tentativo per le squadre della Lega, della principale, della Elite, che possono creare una loro cantera in leghe inferiori. Proprio le vogliamo chiamare, sì, tali. Sì, 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 ma non offendiamoci per le definizioni, dai, sennò siamo... No, no, ma non era per offesa, perché ci sono alcune cose... È una seconda divisione, la seconda divisione è una lega inferiore rispetto alla prima, questo è un dato di fatto, okay, per cui non fossilizziamoci sui dettagli, finché non mi dici brutte parole ai giocatori. No, certo, che... no, se no, l'è certo. Presa Vischio, se l'è presa secondo me. La seconda divisione e non la prima, no, chiaramente sto scherzando, però c'è l'occasione di rivedere delle Academy, chissà se queste Academy possano anche dei portare... player. E anche di rivedere dei player. Soprattutto dei player. È tanto che non li vedo. Perché c'è un po' di esperienza anche che deriva dall'antichità del League of Legends italiano, quasi, se vogliamo parlare di questo. Ci sono giocatori come l'Hybrid, che bello vedere, tornare a vedere giocare Tsutsume. Io ho a casa ancora un cartellone dei di Campus Tsutsume, Sparta Sparks che davano alla finale del PG Nationals, se tu dovevi scegliere chi ti favi fra Campus Party e Samsung Morningstar, era giusto? Finale? Sì, confermo. E dietro ci scrivevi qualcosa e io avevo scritto qualcosa sull'Hybrid, appunto, però vabbè. Comunque, Deo, perdonami, i tre minuti finali te li lascio. Oh, grazie, no, gentilissimo, no, ci mancherebbe, no, bravi, grazie intanto per aver potuto essere riusciti a fare tutto senza di me, senza troppi problemi, grazie mille davvero a Revil che sta facendo la regia, grazie a Sequar che è venuto ospite qui. Io la mia domanda in particolare era capire perché non c'è ancora la Blooming Talents su Wikipedia. Questa è una grave mancanza che non mi permette di fare tante cose. Li vogliamo aggiornare a questi tizi che dobbiamo sistemare, perché quella 2023 c'è. Ora posso capire, finché non c'erano i gruppi va bene, però
arriverà poi, a parte gli scherzi. Sicuramente avete fatto tante domande, io la parte iniziale un po' me la sono persa. Quello che magari volevo capire è come pensate di gestire il ritmo della trasmissione. Te lo chiedo perché noi abbiamo visto che ad esempio da ieri Lit ha fatto una novità, nel senso che ha tagliato direttamente l'analysis desk, penso, come avevo previsto tra l'altro, per in qualche modo avere un ritmo più incalzante del broadcast, per avere meno pause sentite tra un game e l'altro. Quali sono, ci sono intenzioni di qualche tipo? Ne avete già discusso invece per quanto riguarda il broadcast e il casting, insomma, della BTL? Allora, dobbiamo ancora discutere i dettagli, però okay, penso che attueremo la stessa tipologia di scelta che è stata attuata in Lit. Mi trovo concorde con il fatto che le persone che vengono per vedere le mazzate, per vedere le partite, poi gli approfondimenti si possono fare anche in separata sede, ecco, ma penso che la scelta che ha fatto Lit sia corretta, cioè quella di andare per un buon ritmo partita dopo partita, potrebbe rivelarsi vincente per loro, e credo che sia la strada da percorrere anche per le altre competizioni. Ma infatti, cioè, il game finiva e letteralmente dopo 2 minuti c'era l'altro game. Ah, velocissimo. Allora, c'è chi mi dice che vogliono le interviste. Io dico, se volete dei contenuti vengano pubblicati, potete anche mandarmi dei video, possiamo fare delle... Guarda, ma anche io voglio le interviste. Cioè, non è che a me le interviste post game fanno schifo, ma è ovvio che le interviste tecniche, soprattutto, che giustamente tecniche, perché con i giocatori o con i coach di quello devi parlare, non è che puoi parlare in 3 minuti di che se che cosa, gli chiedi la partita, come è andata, perché quel pick e quell'altro. Va bene, Filippo. A me piace, è interessantissimo, ma lo è per pochi rispetto a un eventuale pubblico più casual a cui tu vuoi arrivare. Non è che tutto il pubblico è interessato, anzi, la maggior parte del pubblico è probabilmente interessato a vedere le mazzate. Però. Sì, è voglia. Paolo Cannone ci sarà la BTL? Non gioca, sicuramente. La mettiamo così. Sicuramente non gioca. Poi okay. Per il resto può essere tutto. Non gioca per ora. Per ora. Per ora. Perché per interviene ora all'improvviso, fa il sub per un altro support. Potrebbe essere presente quei momenti del wrestling in cui uno si toglie il cappuccio ed è Paolo Cannone. Potrebbe succedere di tutto, chi lo sa. It was me all the time. Le partite che non vengono mandate in onda si possono streamare in co-streaming? Mi pare che ne avete già parlato, se non sbaglio. Allora, le partite che non vengono mandate in onda saranno aperte al co-streaming. Noi comunque rimbalzeremo fra le partite, perché la nostra meravigliosa regia ci consente di passare da una partita all'altra, quindi diciamo che avremo un occhio su entrambe le partite sempre. Sarà possibile fare co-streaming per tutti, cioè anche per le partite che in realtà sono in live facendo richiesta per la propria partita, eccetera eccetera eccetera. Si potrà fare tutto quanto, basta che ci accordiamo, ci sentiamo, vediamo. Non vogliamo chiudere nulla, vogliamo anzi rimanere con il senso di community. Bellissima, con il senso di non professionalità, ok? Perché non siamo una Serie A, siamo una seconda divisione, vogliamo mantenerci semi-pro, per così dire, per restare più vicini al divertimento e all'amatorialità, apriamo e non chiudiamo, insomma. Io apprezzo molto questa cosa perché è proprio per la community, è divertente, in più abbracci più persone, thumbs up. Sì, è proprio questo il punto, è proprio questo il punto. È anche facile farlo questo con streaming, non serve neanche entrare in delle file segrete per fare: senti, ma lo posso fare con streaming, per favore? No, non sono file segrete, bisogna solo chiedere su Discord e poi gli admin rispondono, vi danno il minimo di asset grafici necessari, che è veramente una sciocchezza, sarà una piccola robo rotation. Ah, ok. Visto che è diventato per un momento il papagallo di Jafar. Esatto. Da mettere in basso a sinistra, è molto facile. E ci saranno su alcune, adesso stiamo cercando di organizzarci con il grande ed irreprensibile Fabio, vediamo come farà, se riusciamo ad avere una sorta di clean feed, diciamo, okay, da mandare, per cui non c'è nemmeno bisogno di avere TR problematiche di vario tipo e genere, che è una cosa infatti che mi spaventa sempre un po', perché sapete che il TR, non avendo delay nello spectate,
dal sì. mio punto di vista, meno gente entra in quella lobby, più siamo tranquilli. Sì, infatti. Dal punto di vista della competitive integrity, senza volerne nessuno, ovviamente. Oh, no. Assolutamente. Comunque, Sequar, so che sono le 4:30 e tu devi scappare. Se devi andare, vai tranquillo, eh. Esatto, io devo scappare. Vi ringrazio tanto per. Ma che grazie per a te. L'invito e per la possibilità di essere qui a chiacchierare insieme a voi. Spero di tornare presto. Certo, quando vuoi. E di vedervi presto comunque, anche per quanto riguarda poi, visto che Revil e Vischio saranno coinvolti e si gode in Blooming Talents, di vedervi presto per le partite. Grazie a te, Sequar. Un grande saluto a voi e alla chat. Ci vediamo martedì sera con la BTL di League of Legends. Dove? Su Clash Events, ovviamente, più sui canali dei co-streamer. Dai, dalle 19. Ok. Grazie mille. Ciao, Sequar, grazie assai. Ciao, grazie mille.